delle varie cinture fondamentali nella pratica e crescita del Taekwondo. La cintura bianca rappresenta l'ingenuità dell'allievo riguardo al Taekwondo. Cintura gialla. L'allievo comincia a mettere le sue radici nel Taekwondo. Cintura verde, l'arte comincia a svilupparsi nell'allievo che ha imparato alcune tecniche. Cintura blu, per l'allievo il Taekwondo diventa importante e progredisce. Cintura rossa. Le tecniche possono essere molto pericolose, quindi è indispensabile l'autocontrollo. Infine la cintura nera. Per l'allievo inizia un nuovo tipo di allenamento, sia fisico sia mentale. Questo grado rappresenta anche l'impenetrabilità alla paura, alle tentazioni e al male. Il colore nero racchiude inoltre tutti i colori delle altre cinture. Vedremo adesso delle tecniche fondamentali per l'allievo che si avvicina per la prima volta al Taekwondo. Posto. Ne. Posizione. Jūtsu Sōgi. Ah!
tiro. Cambio. Però è la volta della bravissima Aurora Di Trocchio, la vedremo impegnata in tecniche di attacco e difesa numero 1, 2 e numero 3. Aurora è accompagnata dalla mamma Natalina Albante, più volte campionessa italiana ed ex atleta nazionale. Ciriot! Yine! Ciumbi! Hop! 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 Andando indietro, hop! 1, 2, però, numero 2, ciumbi, hop, 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 dietro, hop, hop, però, gamba destra dietro, ciumbi, hop, 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 dietro, hop, 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 però. Bravissima! Ciriot! Yune! Ancora tecniche fondamentali che l'allievo impara dopo pochi mesi di pratica. Vedremo delle tecniche di parate e attacchi. Iniziamo dalla parata media che serve a difenderci da un attacco di pugno tirato al petto. Sinistro avanza. Hop! 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 Dietro. Hop! 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 Parata alta per difenderci da un attacco al viso. Dietro, hop, 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 parata bassa per difenderci da un eventuale calcio all'addome, hop, 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 dietro, hop, hop, hop. Uniamo adesso tutte e tre le parate con i rispettivi attacchi. Andando indietro, ha! 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 Arro! Ciriot! Vieni!
È la volta della prima forma. L'esercizio comprende movimenti di parate e attacchi su avversari immaginari. L'esecuzione è affidata a due bravissimi atleti e sono Sepe Luca e Ranucci Angelica. Passiamo adesso a tecniche più specifiche nella pratica del Taekwondo e precisamente alle tecniche di gambe. Destro dietro, iniziamo con il calcio frontale. La propedeutica del calcio frontale si sviluppa in quattro fasi: alzare il ginocchio, stendere la gamba, ritirare la stessa piegando il ginocchio e poggiare di nuovo il piede a terra. Nel colpire è importante evidenziare l'avampiede. Il piede di appoggio gira a 45 gradi e la gamba è tesa nell'attimo del completamento dell'esercizio. Vai. Calcio laterale, stesso principio del calcio frontale, in questo esercizio è impegnata l'articolazione cosco-femorale, colpisce il taglio del piede e il piede di appoggio gira a 180 gradi con la gamba completamente tesa. Vai! Calcio girato, nell'esecuzione delle forme colpisce l'avampiede, mentre nel combattimento colpisce il dorso perché si ha maggiore velocità di esecuzione nel colpire l'avversario ed è forse il calcio più potente nella pratica del Taekwondo. Vai! Parata verticale, oltre ad essere un ottimo esercizio di elasticità, serve al colpire l'avversario quando la gamba scende. Vai! Doppi calci, tecnica molto